Bentrovati, Benvenuti in nuovo appuntamento con Tutto Bene TV. Come sempre, il nostro tentativo, il nostro desiderio è quello di darvi informazioni che siano non solo corrette ed interessanti, ma anche particolarmente aggiornate e per questo devo dire che sono ben lieto di presentarvi l'ospite di questa nostra eh, puntata che è il professor Aldo Campanini. Grazie, benvenuto. A voi. Grazie molte per essere presente, specialista in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale, specialista in audiologia con un'attività chirurgica che è suddivisa tra l'anestesia generale al San Pier Damiano Hospital di Faenza e un'anestesia locale che invece viene svolta al Primus Forlì. Medical center appunto eh, di Forlì. Questa l'attività odierna l'ho sintetizzata, mi perdoni, dottore, però dietro, ovviamente, ci sono eh, parecchi anni di esperienza. Da dove siamo partiti allora e beh, che cosa. È successo e cosa è cambiato in questi decenni? Diciamo che sicuramente per chi mi vede capisce che gli anni sono sicuramente parecchi, quelle alle spalle, questo è un bene in termini professionali, un male in termini personali, però, in termini professionali, la mia esperienza è un'esperienza che parte da lontano: con un periodo all'Università Modena, poi un periodo piuttosto lungo di molti anni con il professor Laudadio a Bologna. E, eh, e poi, insieme con il eh, professor Vicini, una lunghissima militanza forlivese di cui eh, mi sento molto orgoglioso. Vent'anni trascorsi non pericolosamente, ma in maniera molto animata, eh, lavorando sodo, studiando molto, scrivendo, lavorando molto in termini scientifici e portando avanti tante cose, fra cui alcune eccellenze che, pur essendo partiti dal mondo eh, assolutamente non chirurgico, della vestibologia, delle malattie delle vertigini, eh, abbiamo calpestato per molti anni ehm, congressi e corsi di questo tipo. Eh, poi c'è stata scattata una passione un po' particolare, al di là della passione chirurgica che abbiamo sviluppato eh, un po' su tutti i temi, ma eh, su un tema particolare che è quello del russamento delle apnee che ha fatto un po' di forlì da cui eh, parliamo, da dove eh, trasmettiamo, che ha fatto un po' di forlì un, non solo un centro. Della Romagna, ma un centro di riferimento in Italia e internazionale per quello che riguarda la conoscenza e la cura per quello che attiene alla cura chirurgica eh, del problema dell'ostruzione delle vie respiratorie in sonno che parte dal russamento e arriva fino alle pene più gravi. Ha detto studiando molto, ho ascoltato tutto, ma ho captato in particolar modo queste due parole che penso abbiano interessato anche chi ci sta seguendo, perché comunque l'aggiornamento è continuo e i cambiamenti sono, insomma, se non quotidiani, beh, molto più ravvicinati con il passare degli ultimi anni. Tanto si è modificato nel meglio, crediamo. Sì, si dice che non si smette mai di studiare se si studia volentieri. È un hobby, è un piacere, è una passione. Poi la si finalizza e, ed è di soddisfazione seguire l'evoluzione della medicina nel tempo e su alcuni settori cercare di essere talmente sulla cresta dell'onda di essere anche in qualche modo eh, considerabili degli esperti nel campo. E quindi, nel campo del russamento Pnei, sicuramente eh, ci sono stati tanti eh, cambiamenti nel tempo in maniera molto veloce, perché è una disciplina giovane, eh, in maniera molto veloce. Eh, nei quali siamo andati sempre al passo di quelle che erano novità a livello mondiale e molte cose a livello mondiale sono state anche un po' recepite partendo dall'esperienza forlivese, quindi direi che questo è eh, un qualcosa che boh, insomma, ci fa piacere, onore e certo. ci ha dato un riconoscimento. Al russamento e apne arriveremo poi nel corso della nostra chiacchierata, però nel frattempo un problema. Percepito come tale, a volte forse no, poi magari ci dice anche qual è l'approccio che i pazienti hanno, è quello del cosiddetto naso sempre chiuso. Magari qualcuno mm. lo accetta, qualcuno invece è a un livello tale che non può più accettarlo. Chi si trova di fronte generalmente e qual è questo problema, da dove deriva? Il naso sempre chiuso non è un piacere per nessuno, no. eh, non è un piacere per nessuno ed è un qualcosa che eh, generalmente porta dallo specialista. Dico generalmente perché è più facile che un paziente si rivolga a uno specialista perché ha bisogno, perché passa da uno stato di più o meno benessere a uno stato di peggioramento. Allora è il peggioramento che fa la differenza, mm. perché ci sono persone che nascono con problemi ostruttivi da piccoli continuano a averli per tutto il resto della loro vita, praticamente è una vita di abitudine dove non è detto che il naso chiuso eh, venga percepito come un problema straordinario. Chi invece è abituato a respirare o benino bene col naso, quando il naso si chiude diventa come l'asmatico che gira con la bomboletta dello spray, perché <ride> se gli prende la fatica certo, a respirare certo. ha bisogno di trovare subito sollievo. E chi soffre di naso chiuso o improvvisamente di naso chiuso gira con lo spray di vaso costrittore, quindi è un problema molto sentito. Diciamo che le cause di naso chiuso sono veramente tante. La prima che penso venga in mente a tutti sono le cause malformative: le cause malformative, la deviazione del setto, che la maggior parte sono cresciute con noi nella cosiddetta fase evolutiva. E poi, quando arriviamo che termina l'adolescenza e siamo diventati grandi, se ci sono delle disarmonie di accrescimento fra basi cranio e palato, che sono due compagini completamente eh, solide del nostro eh, sistema facciale, mentre eh, Um... Le due ossa e la cartilagine che compongono il setto, una specie di puzzle, eh, crescono inappropriatamente, per forza, essendo costrette fra due zone, tendono a piegare da qualche parte. Quella è la classica direzione del setto che può essere anche presente senza dar problemi, ma noi stiamo parlando del paziente che ha il naso chiuso, quindi non, passiamo, non parliamo del paziente che sa che ha qualcosa di imperfetto anatomicamente perché ha fatto un attacco o qualcosa. Parliamo del paziente che respira male. Il paziente che respira male può avere tante cause, quindi malformazioni fra le molformative ci sono anche l'acquisito ovviamente i traumi nasali certo. ma poi ci sono tutte le patologie più o meno persistenti, ricorrenti o croniche quali le riniti allergiche. Eh, che possono essere un po' tutto l'anno, quindi perenni o stagionali a seconda del tipo di allergeni. Le riniti non allergiche sono un altro grande capitolo con tutte queste prove allergiche che non danno una risposta piacevole al paziente perché non trova, non conosce il nemico, ce l'ha ma non riesce a dirgli sei stato tu Chiaro. a farmi stare così male. graminace mi fate morire. E, um, e poi c'è il capitolo delle sinusiti che per in genere viene vissuto come un problema di eh, se ho male ho la sinusite, se ho cefaleo la sinusite, se ho mal di faccia ho la sinusite, in realtà il problema non è quello, ma il naso, essendo un sistema di naso e seni paranasali, eh, risente di tutto quello che avviene nel sistema e... In Patologie infiammatorie dei seni paranasali possono infiammare il naso e dar luogo a ostruzione nasale, ma la vera causa del naso chiuso sono l'associazione di tutte queste cause, perché su una parte che c'è un po' di deviazione del setto, poi viene un po' di allergia che si complica con sinusiti e alla fine il problema può diventare assolutamente cronico. Nella sua esperienza le limiti allergiche sono cresciute, sono aumentate con il passare degli anni? Si sente sempre dire che le iranite allergiche sono cresciute, io nella mia esperienza faccio fatica a dirlo perché la mia scansione temporale pur lunga è una scansione di qualche decennio, eh, diciamo che è un problema che secondo me era già molto diffuso anni fa, continua a esserlo e per il quale non abbiamo delle novità straordinarie okay. in termini diagnostici di penetranza diagnostica, eh, sono vecchiotto, ma sono già cresciuti in un periodo in cui mm. si facevano più o meno quasi tutte le prove allergiche che si fanno adesso. Però infatti la domanda era stata fatta proprio per questo, per capire se era vero, perché se ne sente parlare, poi magari lo specialista ci dice no, non no, è così. No, però eh, l'epidemiologia non si fa sull'esperienza del singolo medico, certo, che se no certo, certo. si chiama presunzione, comincia con la P <ride> ma è un'altra cosa. <ride> oh, va bene. E, naso chiuso, quali allora le possibili cure? Che cosa è stato studiato per venire incontro a chi ne soffre? Ma Naso chiuso: il paziente che afferisce con problemi di naso chiuso, eh, se è un problema temporaneo e risolvibile con terapie mediche, eh, i famosi lavaggi nasali, eh, cure termali e via dicendo, il problema ha una sua soluzione ovvia che è quella desiderata dal paziente. Ci sono invece delle situazioni in cui è evidente che se c'è un problema malformativo, per esempio, è difficile che con uno spray noi addrezziamo un setto, eh, certo. l'espressione è molto volgarizzata, ma spero che sia chiara per tutti, quindi è chiaro che eh, di fronte a una situazione di eh, chiusura nonostante terapie mediche o senza neanche metterli in atto perché assolutamente ritenute non necessarie, la soluzione dopo diventa chirurgica. Per fortuna la chirurgia deve essere intesa come una forma di cura e non come una specie di dannazione che cade dall'alto, è una forma di cura, viene fatta in ambienti protetti e quindi è un qualcosa che. È una chance che noi abbiamo, dove non esiste questo tipo di medicina, qualche secolo fa ci si teneva quello che aveva, adesso si può eh, porre rimedio e da autorino devo dire che sono anche molto soddisfatto di questo perché la nostra è una disciplina che non è una chirurgia che necessariamente è demolitiva e toglie delle funzioni, questo purtroppo succede più facilmente in ambito oncologico, ma è una medicina del benessere, cioè per farti vivere meglio e quindi è una medicina che funziona, diciamo che in due parole l'intervento paradigmatico per respirare bene col naso di fronte a una deviazione settale sintomatica e ha spesso una componente anche turbinale, cosiddetta ipertrofia, che vuol dire aumento di volume, se tu in un contenitore metti delle cose che si ingrandiscono il contenuto Occupa lo spazio certo. e rende vani gli spazi, cioè quindi ostruisce, quindi chiude e quindi se serviva questa, questa funzione per respirare, respiri male, questa è la storia. L'intervento di settoplastica, dico due parole, si fa anestesia generale. Eh, richiede generalmente un tempo molto breve, una mezz'oretta, ma quello è un problema dell'anestesista e del chirurgo perché il paziente dorme. Eh, è un intervento eh, che richiede un giorno di ricovero, cioè il paziente la mattina dopo va a casa, non si mettono più i tamponi di una volta. Eh, una, ha un'aspettanza. Un tremendo ricordo per tutti coloro che. Ha un'aspettanza di risultato <ride> molto buona, nel senso che è impossibile. Che anche il miglior produttore di ciambelle gli vengano tutte col buco, una ciambella può venire che si ostruisce anche il buco e non viene col buco, però eh, la probabilità di eh, fare eh, con questa chirurgia un paziente molto soddisfatto, ragionevolmente soddisfatto è altissima. Ci avviciniamo verso il 100%. E una cosa che mi piace dire è che eh, Cambiare i miti è la cosa più difficile, cioè le vertigini quando uno si muove dipendono dal collo, che francamente non è vero, ma non siamo qui per questo. Mm -hmm. E così la chirurgia del setto è cambiata enormemente. Però una volta si mettevano le garze e le garze si infilavano nel naso dopo che qualcuno. Non dico che avevo messo ferro e fuoco, ma noi usiamo sempre un po' di calore e un po' di qualcosa che taglia, no? Pistoli, ah, certo. forbici, <ride> roba che strappa, taglia, eccetera. Quindi dopo aver messo ferro e fuoco eh, delle cavità nasali ci si mettevano delle garze. Ora esperienza di tutti che se io mi eh, faccio un'abrasione, perdo la pelle, ci metto sopra la garza, quella si appiccica, certo. ho già perso la pelle. Quando tiro via la garza mi tolgo non la pelle, non l'avevo già più, mi tolgo la carne, fa un male cane e sanguini. Questa era l'esperienza del, 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 del naso di una volta, dolori terrificanti, svenimenti e sanguinamenti profusi. Direi che queste cose qui ce le siamo abbandonate. 25-30 anni fa, cioè quei materiali lì, sono 25 anni che non si usano: si usano delle spugne molto morbide che rivestite con pomata vengono via da sole. Io faccio sempre un riferimento abbastanza vicino, in termini territoriali, che sono, escono come le anguille di comacchio perché fuoriescono da sole. Lo stamponamento non è un fatto. Particolarmente doloroso, si fa quando serve, se c'è qualche cosa da togliere dal naso, di solito in prima o seconda giornata e se si mettono dei tutori, dei sistemi in plastica fissati per alcuni giorni, dopo una settimana vengono tolti, ma sempre ambulatoriamente. Questo è sempre importante sottolinearlo perché è passato un quarto eh, di secolo dalle vecchie abitudini, chiamiamole così, però sono anche miti a volte che risultano un po' duri da sfatare, quindi lavoriamo anche, anche su questo, approfittiamo di tutto bene TV anche su questo. La sofferenza invece da sinusite, quella come è possibile contrastarla, perché anche quella credo che colpisca davvero molti, molti dei nostri spettatori, molti italiani. Questa è una domanda molto bella perché eh, consente di parlare di un qualcosa che nell'immaginario collettivo è molto molto confuso, ognuno ha le sue definizioni. Eh, il suffisso, insomma, il finire una parola con ite in medicina vuol dire infiammazione, quindi se davanti c'è tonsilla e tonsillite, infiammazione del tonsil, se davanti c'è seni e sinusite vuol dire infiammazione dei seni paranasali. I seni paranasali sono una fila di caverne che noi abbiamo eh, scavate nelle ossa della faccia, quindi sono delle camere d'aria letteralmente che sono attorno alle fosse nasali, sono i seni mascellari, i seni frontali, perché ci vediamo dal davanti, quindi abbiamo un riferimento bidimensionale, certo. cioè piatto, ma in realtà si sviluppano all'interno lungo il basicranio anteriore e quindi abbiamo tutta una serie di cellette etmoidali, lo sfenoide, quindi sono tante tante camere, ciascuna di queste camere può infiammarsi singolarmente tutti insieme, da una parte solo o dall'altra, i sistemi anteriori e posteriori, quindi le combinazioni sono tantissime e in queste tantissime combinazioni la sintomatologia è variabile, può essere estremamente subdola. Quando ne abbiamo un raffreddore ne abbiamo sempre una rinosinusite, perché il rinovirus, quando ce li trasmettiamo con due o tre starnuti e diceva mi ha attaccato il raffreddore e cominci a sentirti chiuso, costipato, eccetera. Non senti più gli odori perché il naso ti si chiude, non respiri col naso e poi ti senti tutta la faccia pesante, sì, chiusa, sì, eccetera. Sì, perché in quel momento i rinovirus stanno così bene lì nel, nel naso, che non stanno nel naso, ma stanno nel naso e nel sistema, tutti, la mucosa dei sistemi paranasali. La sinusite, quindi è un qualcosa che può dare una sintomatologia variabile. A volte. Più frequentemente molto subdolo, anche solo catarro che dal naso scende giù in gola, infiammazione che quindi dagli spazi esterni passa dal naso, infiamma, rigonfi turbinati, i turbinati si gonfiano, il catarro ristagna, il naso è chiuso, eh, ci si sente mal di gola, si dorme a bocca aperta, ha la tosse di gola e via dicendo. Questi sono i sintomi più frequenti. Il dolore invece è quasi come se fosse una complicanza. Se pensiamo al bambino, il bambino tutti sappiamo ormai che il bambino può avere il nell'orecchio. Ed è un po' sordo senza che urli dal male. È una forma di otite, anche quella, è più latente, ma il catarro li fermo. Quando però il bambino ha male e urla la notte, perché in quel momento ha un'infezione che, con l'aumento del passaggio di sangue legato all'infiammazione, dà luogo a una pulsazione che si trasmette sul timpano okay. e dà. Degli schiaffi al timpano certo, che è sensibilissimo, certo. come si dice, le martellate sui polpastrelli delle dita. Ma ah, fa male, eh? Lo sentiamo, sì. Fa, fa male, fa molto male. La sinusite può dare questo, quando la sinusite diventa dolore vero, dolore pulsante, vuol dire che c'è un qualcosa di chiuso con una forte infezione dentro, che può aprire anche le strade complicanze importanti. Quindi la sinusite è questo e la sinusite... Se è cronica ha delle soluzioni che sono soluzioni chirurgiche molto belle, che appartengono agli ultimi vent'anni della nostra storia, visto che parlavamo di cose cambiate, è cambiato tutto. Una volta si facevano attraverso la bocca dei tagli per svuotare i seni mascellari e si facevano delle cose con delle luci in fronte, dentro al naso, attraverso quello che riuscivi a vedere. Oggigiorno con la chirurgia endoscopica che ormai attraverso tutte le discipline, attraverso l'ingresso nelle fosse nasali, noi vediamo su monitor più o meno grandi, forse più grandi di quelli di Teleromagna, può darsi, può darsi non si sa mai, <ride> e possiamo vedere il nostro cosiddetto campo operatorio che possiamo seguire con tante angolazioni perché disponiamo di ottiche di tutte le angolazioni con strumenti particolari attraverso ingresso nasale siamo in grado di lavorare anche lateralmente in alto insomma, e quindi è una chirurgia molto bella complessa, non facile, ma di grande soddisfazione e coronata da buoni successi. Quando parliamo di naso e quando parliamo di malattie o comunque patologie legate al naso, eh, interviene anche un altro termine utilizzato, sentito, ma forse poco conosciuto con precisione, che è quello dei turbinati. Cosa sono i turbinati e come diciamo, vengono coinvolti nelle patologie di cui stiamo raccontando oggi? Ma i turbinati ricordano sempre le cose turbo, tante perché molti dicono oh, ho i turbinanti come eh, <ride> <proprio>, se <ride> fossero <ride> delle turbine. No, i turbinati sono eh, dei sistemi geniali di regolazione del flusso. Eh, noi abbiamo delle fosse nasali che ci fanno respirare bene e per respirare bene vuol dire che noi facciamo molto meno fatica a respirare dal naso che dalla bocca. Eppure se uno pensa apre la bocca una voragine certo. quando uno apre la bocca. Però se uno respira a bocca aperta e eh, fuori l'aria è a 0 gradi, l'aria arriva in gola a 6 gradi, poco umidificata, e ti viene subito mal di gola, poi ti agghiacci, ti prende la febbre, mal di gola, tonsillite, via dicendo, la tosse. Invece il naso è un sistema fantastico che ci serve a respirare e quindi fare entrare dell'aria, ma se io sono fuori e respiro dell'aria a 0 gradi, ma arriva in fondo al naso, quindi alla parte alta della gola, nella gola, ma arriva a 30 gradi umidificata al 100%, quindi ma arriva scaldata a 30 ⁇ C, ma arriva in parte... Filtrate e depurata perché a volte se noi siamo in ambienti polverosi soffiando il naso, vediamo che il nostro naso certo. ha trattenuto polveri e sostanze che noi possiamo più o meno colorate eh, vedere. E poi il naso ci serve anche per eh, l'olfatto e tante altre cose. I turbinati giocano un ruolo essenziale nella regolazione del naso. Eh, è come la nostra caldaia: se fa più freddo aumentiamo la temperatura, se fa meno freddo la abbassiamo. Bellino questa è della caldaia. Sì, sì, anche. Mi è sì, piaciuta. Sì, no, mi è piaciuta. Ecco, allora, i, I turbinati regolano. I nostri flussi nasali come lo regolano. I turbinati non sono intelligenti, sono controllati dal sistema nervoso autonomo. Se il sistema nervoso autonomo non funziona bene, i turbinati. Eh, ci fanno respirare male, cioè si gonfiano, danno luogo all'ipertrofia dei turbinati, che, che il naso si chiude, si apre, eh, si chiude quando vado a letto, me lo trovo chiuso la mattina, ho respirato bocca aperta, insomma ci sono tante cause che sono poi quelle che ho elencato prima, delle patologie allergiche, e non allergiche o infiammatorie tipo rinosinusiti croniche, eccetera, che possono influire sui turbinati e i turbinati sono un qualcosa che se non curabile con terapia medica... Uh, può essere avviata una chirurgia. La terapia medica è molto semplice, capire se una turbinati gonfia o no, basta prendere uno dei prodotti spray, vaso costrittore del commercio, quelli che ti aprono il naso, se facendo due spray il naso ti si apre, quello che tu fai non addrizzi il setto, sgonfi turbinati, quindi quello che guadagni è in riduzione in volume dei turbinati che si erano gonfiati e temporaneamente puoi sgonfiare con farmaci, che però con l'utilizzo continuo provocano dei problemi di abitudine e dopo provano un effetto rebound, di peggioramento. I turbinati oggigiorno quando dobbiamo fare una chirurgia spesso vengono inseriti ovviamente in un contesto generale se le cause sono tante, problemi di sinusite o dissetto, quindi anestesia generale, esiste anche un contesto invece assolutamente ambulatoriale, locale con cui si possono fare un trattamento sui turbinati e il top anche se non è notizia di questi giorni, ma negli ultimi 15 anni il top è il trattamento dei turbinati mediante radiofrequenze, che sono praticamente dei piccoli aghi collegati a un'unità di controllo a un computer che erogano attraverso radiofrequenze del calore controllato in termini di quantità di energia, non danno luogo a croste, non danno luogo a sanguinamenti, sono come delle punture che si fanno sotto pelle, tipo quelle che si fanno, tipo parina, quelle cose così. Ecco e sono trattamenti ambulatoriali che quindi non richiedono tamponamento, sono abbastanza buoni, me li hanno fatti, devo dire c'è sempre di meglio nella vita, ma eh, mi sembra una soluzione molto ragionevole. E la stessa cosa, eh, l'applicazione delle radiofrequenze, che oggigiorno in medicina interessa tantissimi certo, ambiti, certo. nell'ambito Torino, i target principali sono i turbinati di cui vi ho parlato, ma anche il palato molle, perché il palato molle, che si chiama appunto molle, a volte è troppo molle e quindi vibra facilmente in sonno e da luogo quel fenomeno fastidioso di un rumore non piacevole che si chiama russamento. Allora eh, quando le cause sono abbastanza limitate, un russamento semplice, eh, le radiofrequenze possono essere sempre ambulatorialmente, quindi in un contesto uguale, non proprio questo, ma... Con un tempo molto breve, in un contesto simile a quello di una visita, eh, possono essere trattate con infissioni di aghi, dopo anestesia locale, evidentemente, nel palato, in modo da creare degli irrigidimenti, e questa è un'applicazione delle radiofrequenze che diciamo, è relativamente giovane e non fa parte del passato. Stiamo così introducendo il prossimo tema, che è proprio quello del russamento e che sappiamo eh, interessare molti di voi, molti di noi. Prima, però, volevo aprire una parentesi, visto che siamo ancora lì nel naso: il russamento mi pare di capire che non voglia dire solo naso, ha già parlato di palato molle, sul fumo. Perché eh, ogni volta che eh, con diversi. Eh, professionisti, parliamo ovviamente di salute e di prevenzione, in chiave di salute eh, si dice sempre zero tossici, il fumo naturalmente è un tossico molto importante, quanto influisce o comunque che peso ha in quelle eh, patologie che riscontrano i suoi pazienti. Ma il fumo è sicuramente un grave killer cardiovascolare e un grave killer oncologico. Nella nostra disciplina lo incontriamo più facilmente per quella che è eh, la componente delle alte vie respiratorie, quindi in particolare il tumore della laringe. C'è una gran fioritura oggi giorno dei tumori, soprattutto del cavorale, ma meno legati al fumo, più al papillomavirus, che è un altro grande sì. eh, diciamo, protagonista del momento, probabilmente lo è sempre stato, ma certamente è stato riconosciuto e dopo quando hai un nemico lo riconosci hai più facilità nell'individuarlo e comunque quello da un punto di vista epidemiologico è realmente in incremento. Se ci riferiamo invece al problema del naso chiuso e delle patologie di russamento eccetera, il fumo entra nelle tante tante cause, direi che non è determinante. Questo non vuol dire che eh, faccia bene, né che debba essere bandito, deve essere bandito dalla nostra eh, buon senso e dal desiderio di salute, però diciamo non è così determinante. Come così determinante non è il naso nella, eh, nella mente di chi ci ascolta, probabilmente c'è una grande correlazione fra naso e russamento, spesso il paziente viene e ti dice eh, ho problemi di naso, il naso chiuso, infatti russo, e sono venuto per quello, magari invece... te lo dice dopo 5 minuti, perché per lui è normale che se viene che ha il naso chiuso, è scontato che tu devi capire che è russa o che fa altre cose, <ride> in realtà non è così, perché nello stesso desiderio dello stesso paziente c'è che se... Mi sistema il naso, smetto di russare, invece la, il problema del russamento, che è una, una, una vibrazione delle mucose al passaggio dell'aria e le vibrazioni avvengono non quando sono molto lontane, ma quando le mucose sono vicine e sono in grado di... sono molli, quindi okay. è qualcosa che avviene prevalentemente a livello della gola e in particolare del palato dell'ugola e in parte anche a volte delle pareti laterali o delle piglottide, ma questi sono dettagli naturali. Palato molle Ugola si capisce bene, diciamo un po' al centro di quello che è il fenomeno della vibrazione. Eh, la vibrazione dà luogo al russamento ed è espressione di un restringimento al passaggio dell'aria. Se questo restringimento al passaggio dell'aria, come tutte le cose di questo mondo, ha delle diverse gradazioni e se questo restringimento porta a ridurre tanto, l'aria fa fatica a passare e fa fatica se si chiude completamente, l'aria non passa. Quindi noi passiamo dal russamento alla ipopnea, cioè da passaggio poco di aria e se uno respira poco va in affanno, va in mancanza di ossigeno, se uno poi si blocca nel respiro non va in mancanza di ossigeno, va in abolizione di approvvigionamento di ossigeno, è come fare un'immersione, ecco perché la parola apnea, no? è come certo, andare sott'acqua certo. se non si respira per niente. E quindi sono gradi diversi questi, dal russamento all'apnea, di un difetto che avviene in quello che è l'albero respiratorio, si parte dal naso che ha un suo contributo, ma... Molti fenomeni avvengono ovviamente in gola, poi basti pensare che se uno avesse chiuso il naso e basta, potrebbe respirare con la bocca, ma in realtà respirando con la bocca mette in atto tutta una serie di situazioni, di cambi il contenuto, la conformazione e può facilitare fenomeni di vibrazione, ma ci sono degli ostacoli, avere apnea anche se sta anche a bocca aperta. Se, se esistono vari tipi dal russamento all'apnea, esistono. Uno, sistemi per misurarlo, eh, per misurarli, due, anche differenti eh, tipologie di intervento. Sì, diciamo che. Eh... Per prendere una decisione, allora per capire cos'è che c'è so uno, bisogna studiarlo, bisogna fare una visita a Torino, ma bisogna fare anche e quindi guardarlo dentro. Bisogna fare un'analisi ben precisa da parte di un qualcuno che abbia conoscenza del problema e abbia esperienza di medicina del sonno, ma eh, fondamentale diventa anche lo studio del sonno, che ci dia tutta una serie di parametri sulla base dei quali possiamo confezionare una terapia. Io dico sempre un po' come andare dal sarto: eh, se io vado dal sarto con la stoffa, il colore, ho già la stoffa pronta, faccio vedere il modello dell'abito, il sarto mi chiede sempre le misure, ah, dice non è per me, è per uno che non c'è, ma le ha le misure? No, oppure, quindi è importante avere anche delle misure, una volta che si ha in mano tutto questo si scelgono delle soluzioni che sono come gli abiti dal sarto su misura, possono essere delle soluzioni mediche, eh, delle soluzioni con eh, dimagrimento per chi è particolarmente obeso, mm -hmm. eh, apparecchi dentali che stabilizzano la mandibola e impediscono la caduta della mandibola, oh, la caduta okay. della base lingua, eccetera, sistemi di ventilazione, eccetera, e poi c'è la chirurgia che di nuovo può essere fatta nei casi lievi come chirurgia mini-invasiva, ambulatoriale, nei casi più importanti diventa invece una chirurgia anestesia generale. E come tutte le cose che devono aprire un sistema, io devo aprire il corridoio per passare da qui a là in fondo, non basta che sposti il primo cartone che mi trovi in mezzo nel corridoio, ma devo spostare tutti gli ostacoli che sono davanti a me. E quindi se c'è bisogno devo riabitare il naso, quindi creare condizioni di buona ventilazione nasale, creare un valido spazio dietro il palato e allargare quanto possibile quella che può essere l'ostruzione a livello della gola, che si può giocare quindi con la chirurgia del palato, in alcuni casi con la chirurgia della base lingua o dell'epiglottide. E va insomma diciamo le soluzioni sono tante, sono in qualche modo commisurate. E noi come sempre mettiamo a disposizione anche quella che è la nostra email, ve la ricordiamo come ogni chiusura di puntata anche quest'oggi, gmail.com la mettiamo a disposizione, dicevamo, per curiosità che riguardano la trasmissione in generale, ma anche come sempre l'ospite della puntata. Io ringrazio il dottor Aldo Campanini, ci ha raccontato cose molto molto interessanti eh, in maniera specifica e anche Divertente, molto viva la sua narrazione. Io mi sono divertito con voi. <ride> grazie, grazie molte per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, la mail l'abbiamo detta, vi ricordiamo anche ovviamente la nostra pagina Facebook e il nostro canale YouTube, sempre tutto bene tv. Grazie, alla prossima. Oggi preparerò un piatto unico in tutti i sensi, quinoa con verdure e bacche di goji orgel, priva di glutine ma ricca di fibre e grassi insaturi. Orgel, buono per natura. La Fuligine Servizi. Canne fumarie anche di aziende e cucine e stufe a pellet necessitano di una semplice ma accurata pulizia. Per prevenire incendi e cedimenti e ripristinare il corretto tiraggio. Per migliorare l'aria che respiri in casa e diminuire le emissioni nocive nell'atmosfera. Per tutelare la tua salute. Per migliorare la resa nel tempo e mantenere sotto controllo anche i consumi. Affidati ai professionisti del settore. Affidati alla Fuligine Servizi. La Fuligine Servizi è a Longiano di Casena, telefono 338 2678 187, anche su Facebook.